Benvenuti o bentornati, io sono Rossella e questo è il mio canale. Oggi nuovo video svuota la spesa Lidl. Sono finalmente ritornata alla Lidl dopo un sacco di tempo e forse era meglio se rimanevo qua a casa perché ho comprato un po' di schifezzine che adesso vi faccio vedere subito. Oggi sono realmente luce a parte, sia domestica che esterna. Oggi sono realmente più bianca del muro perché sono reduce da una seduta dentistica abbastanza strong, diciamo così. Oltretutto sono completamente struccata oggi, sono solo skincherata e quindi mi prendete. Scusatemi se qua si sposta tutto e quindi mi prendete in questa versione un po' fantasmina, diciamo così. Allora, partiamo subito con la spesa, visto che le cose da mostrare sono un po', e come mia consuetudine partiamo subito dal reparto frigo. Nel reparto frigo ho acquistato per mio marito questo gorgonzola con mascarpone di Italiamo, una confezione da 200 grammi che viene prodotto in uno stabilimento che nella mia zona, e non solo nella mia zona, è molto famoso, nello stabilimento Igor, che sponsorizza anche la famosa squadra di pallavolo, famosa anche a livello nazionale, e si trova proprio vicino a casa mia. Quindi questo gorgonzola, in vendita da Lidl in tutta Italia, viene prodotto proprio qua vicino a casa mia. Ho preso poi una confezione di prosciutto crudo light, quello con il 40% di grassi in meno e è un prosciutto crudo che è un riacquisto, cioè l'ho acquistato già più volte. E sempre nel reparto affettati e sempre della solita marca dal salumiere, la bresaola della Valtellina IGP. Io in realtà cercavo quella nella confezione con l'olio e le scagliette di parmigiano, ma non era disponibile. Non so se sia una limited edition, non ne so nulla, ho trovato solo questa. Infine, proprio perché oggi sono più di là che di qua, come si dice, voglia di sbattimento proprio zero, detto proprio fuori dei denti, una parte della cena di questa sera, cioè un minestrone di verdure e legumi, selezione di ortaggi con olio extravergine di oliva di Vallericca, sempre la solita marca in vendita da Lidl, che appunto volerà nel forno a microonde e sarà appunto la cena di questa sera. Chiudiamo il reparto frigo con una base per focaccia. Questa volta ho preso la base per focaccia, che Tommaso ama molto mangiare con il prosciutto cotto. Sempre per il solito discorso di quando ho fretta e non ho tempo di impastare la focaccia. Direi che non ci sono 36 gradi in casa, scusate se mi allungo di qua, quindi queste cose possono rimanere ancora 10 minuti qua fuori e le ritirerò dopo. Allora, andiamo nel goloso reparto panificati. Dove ho acquistato sempre la solita, mi ritrovo ad acquistare più o meno sempre le stesse cose, focaccia tradizionale, un pezzo, diciamo vagamente simile alla focaccia ligure, che è molto buona. Poi ho preso due treccine di frutti rossi che erano anche in offerta a 39 centesimi l'una, qui si vedrà poco. Sono treccine di pasta sfoglia con la marmellata ai frutti rossi. Ed infine due pasticciotti alla crema. Anche qua si vede poco, sono i classici pasticciotti pugliesi, diciamo un po' nella versione rivisitata da Lidl. Questi non hanno le amarene, hanno solo la crema pasticcera. Se vi state chiedendo se sono ancora a dieta, sì, sarei ancora a dieta. Ma nei giorni in cui vado dal dentista rimango un po' stravolta, quindi non sono propriamente sicura nel corso di questa giornata. Ricordo che oggi è lunedì 30 novembre, potrebbe essere, o 29, sì, Tommaso di là mi dice che oggi è il 30 di novembre.
Ricordo che appunto oggi mi sono persa in quello che vi stavo dicendo. Comunque non ha importanza, sono ancora sotto effetto anestesia e abbiate pazienza. Mia mamma mi ha lasciato qualche commissione, nel senso qualche prodottino che le mancava, mi ha chiesto di prenderlo, tra cui questo Formil, i soliti foglietti a chiappa colore in una confezione da 24 pezzi, quindi questi sono per la mia mamma, così come andranno a casa della mia mamma questi due deodoranti per ambienti, anche questi lei li acquista spessissimo, uno alla rosa, uno alla lavanda da mettere in bagno, insomma, piuttosto che in cucina. Cose per la mia mamma non ne ho più, andiamo avanti con la mia spesa. Erano in offerta anche questa volta, il prezzo in questo momento non me lo ricordo, però vi dico per certo che sono in offerta. Io non li avevo mai acquistati, ma li ho presi l'ultima volta che sono usciti perché li ho visti più e più volte nei video di Elisabetta, quindi anche in questo caso sono andata sulla fiducia. Questi Buondì con cacao e crema con vaniglia del Madagascar, che sono una vera goduria. Questi se li mangia mio marito, io ne ho assaggiato solo uno la prima volta che li abbiamo acquistati e devo resistere. Ah, ecco che cosa stavo dicendo prima, che sì, sarei ancora a dieta, però oggi è lunedì, però oggi sono andata dal dentista, sono un pochettino traumatizzata e quindi non so se seguirò la dieta. Spero di aver chiuso in modo corretto il mio strambo ragionamento mentale. Ho riacquistato una confezione del mio tè deteinato, è diventato praticamente il mio tè deteinato preferito, questo di Lord Nelson. È un tè nero deteinato. Io sono un amante del tè verde, come sapete, ma questo è veramente molto leggero, quindi mi piace un sacco. Di solito costa 79 centesimi, ma oggi era in sconto, forse a 59 centesimi, una confezione da 25 filtri. Voglia di cucinare saltami addosso quando appunto la voglia di cucinare o il tempo manca. Anche questo era in offerta 89 centesimi di Knorr Risotteria, un risotto allo zafferano e porcini pronto in 15 minuti. Lo so che da una piemontese non si può sentire che acquisto questi risotti nelle buste, però oltre a essere piemontese sono anche un essere umano, e quindi anche io ogni tanto la voglia di cucinare me la dimentico. Vi ho anticipato che di schifezzine ce ne sono, giuro che non le mangerò tutte io, queste sono riservate. Questa tavoletta di cioccolato vagamente simile alla Milka, potrebbe essere un dupe della Milka. Questo Shogetten, non so come si pronunci, sono 18 pezzettini appunto di questo cioccolato quadrato. Questo è con le praline di nocciola, il goloso di casa, insieme a Tommaso e mio marito. Queste le ho acquistate per lui. Come ho acquistato per lui questa confezione di barrettine di cioccolatini, sono anche di Fair Trade, quindi aderiscono, diciamo, a questo programma. Sono 8 barrette di cioccolato assortito al latte fondente, e appunto sono una sorta di Gold Selection. Sono assolutamente fatte così. Queste potrebbero essere anche carine come pensierino natalizio per qualche collega, insomma, per qualcuno a cui dovete fare un pensierino. Andiamo subito su di me. Per lui ho acquistato ben due sacchetti di patate. Lui ormai è diventato il mangiatore di casa di patate. Una l'ho lasciata in garage, una l'ho portata di sopra, una confezione di acqua tonica, anche questa era in offerta, la solita ovviamente confezione da 6 bottigliette. Andiamo con l'ultimo sacchetto. Oggi sono stata brava e veloce, almeno a parlarvi. Ho trovato ancora questi ammorbidenti di questa limited edition di Ducie,
Questa era nella versione smeraldo, io sto finendo quello nella versione rubino che mi è piaciuto molto, questo l'ho già annusato e mi piace tantissimo anche questo, quindi l'ho riacquistato ed è una confezione da 900 ml per 36 lavaggi, se lo trovate sono tutte profumazioni lussuosissime e buonissime. Il mio aiutante di fiducia mi ha appena portato una cosa che avevo dimenticato nel bagagliaio della macchina ed è l'unica decorazione natalizia che quest'anno ho comprato, almeno fino a questo momento. Noi qui in Piemonte da ieri siamo in zona arancione, che non è che cambi moltissimo rispetto alla zona rossa, comunque non entro nel merito della questione. E quindi nelle settimane precedenti alla Lidl erano in vendita le decorazioni di Natale, così come era in vendita l'abbigliamento da donna, da uomo, eccetera, eccetera, ma era tutto sbarrato. Cioè, non ho nemmeno capito perché abbiano esposto delle cose che erano sbarrate, quindi non si potevano acquistare. Comunque, detto ciò, a livello di decorazioni natalizie, siamo pienissimi, ne abbiamo tante, però ho voluto portare a casa Tommaso lo stesso qualche cosa e quindi ho preso questi bellissimi fiocchi di neve che penso di non aver mai preso negli anni scorsi e li attaccheremo ai vetri per abbellirli. E infatti Tommaso è rimasto molto molto contento. Poi il caffè, che era il motivo principale per cui sono andata da Lidl, ho finito tutte le confezioni di caffè, ho ripreso il mio solito Bella Rom, questo nella versione Rocca di intensità 11. E poi ho preso due confezioni di Intenso Espresso intensità 12. Dovrebbero regalarmi una fornitura perché penso di averne acquistate 1 milione di confezioni. Se parliamo di caffè, dobbiamo parlare anche di latte. Ho ricomprato il mio latte di riso, ormai sono diventata una consumatrice di bevanda di riso, che a questo punto la preferisco rispetto anche a quella di avena, che era nella mia top list, ma adesso è stata soppiantata da questo, e quindi appunto non so se questo fosse in offerta, però ne ho prese due confezioni, 2 litri, almeno per un po' sono a posto. I miei soliti succhi di frutta, ultimamente ho evitato di farvi questi video, primo perché non compro cose fuori troppo dal comune alla Lidl, essendo a dieta. Secondo, le volte che ho fatto qualche passaggio erano tutte cose molto banali e che avete visto decine di volte nei miei video, quindi è per quello che sono mancata ultimamente da questi appuntamenti e svuota la spesa, ma non è che sono a dieta e non mangio più, magari riuscissi a non mangiare più. Comunque questi sono i miei succhi di frutta preferiti, penso che anche questi li avrete visti forse 10 volte, il sole vita frutta e verdura nella versione arancia, carota, mela, banana, albicocca, zucca e zenzero nelle due bottigliette di vetro. Proprio perché sono in vena di golosità, non dico in fase depressiva, la depressione è ben altra cosa. Sono in vena di golosità, ho visto questi tortini al cioccolato della Ciobar, i cuori di Ciobar che tutti conoscete della Cameo, e quindi ho pensato di prenderli per una merenda oppure per un dolce a fine cena. Questo me lo concedo anche io perché, diciamolo, ogni tanto ci meritiamo, insomma, qualche cosa di dolce. Allora, sono rimaste a fine spesa le cose un pochino più succose. Io non ero nemmeno troppo informata sul volantino perché appunto ultimamente ho comprato proprio cose molto basiche.
Inoltre sono rimasta appunto abbastanza spazientita, ma non è assolutamente colpa di Lidl, per carità, dal fatto insomma di trovare tanti e tali articoli presenti in negozio ma che non si potevano acquistare, che ultimamente se non fosse per le ragazze di Instagram come ad esempio Martina che mi manda sempre le segnalazioni, piuttosto che Elisabetta di cui seguo sempre le storie oltre che i video, non sono rimasta assolutamente informata sui volantini. Detto ciò, mi pare di capire che sia un'uscita di oggi a 3,49 € questo profumatore per ambiente con annessa candelina profumata di questa Sweet Home Collection, che è una marca di cui già più volte ho acquistato i profumatori. Per favore, un pochino di silenzio, grazie. E quindi ne ho acquistati due, insomma, 3,49 € sia la candelina che il profumatore di ambiente. Mi sembrava un prezzo assolutamente più che accettabile e quindi ne ho acquistati due, uno per me e uno lo regalerò direttamente alla mia mamma. Mi piace la lavanda, era presente anche nella profumazione Orchidea Vaniglia e arancia cannella, vado a memoria, ma questo alla lavanda era quello più nelle mie corde. Siamo alla fine della spesa. Un assaggino di beauty ci vuole sempre. Era in offerta il Dove, credo di non aver mai acquistato questo nella versione talco, per 1,89 € se non ricordo male. Era presente sia questo nella versione roll, che è la mia preferita, poi c'era quello vapo e quello spray. Credo che mi piacerà perché il deodorante al talco rimane comunque tra i miei preferiti. Oggi era in uscita, vediamo se qua sul volantino trovo il nome di questa linea di make-up, ammesso che abbia un nome. No, sul volantino c'è scritto soltanto make-up perfetto. Diciamo che è una edizione natalizia di make-up, di trucchi, e c'era appunto tutto l'espositore di fatto in tonso con tutte le varie referenze. Erano tutte cose molto carine, io però mi sono limitata perché, come ben sapete, sono ben piena di ogni tipo di cosmetici e ho preso l'ombrettino in crema, mi piace sempre, agli ombretti difficilmente riesco a resistere, purtroppo con questa luce penosa della cucina si vede molto poco. La colorazione è Golden Glow, era presente anche un'altra colorazione decisamente bianca, bianca glitterata, ma a me piace di più questa color oro, appunto, oro bronzo rosato, una cosa del genere, qua non rende assolutamente ed è appunto un ombrettino in crema, qui chiama Glitter CN Glitter Padding, e poi ho preso un rossettino, dei rossetti, erano presenti quattro colorazioni. Questo è il numero 45, Gentle Mauve, che è anche qua non rende niente, è questo colorino rosa malva. Mi trovo bene con i rossetti di Sien. Io avevo già acquistato il famoso frappuccino, sempre su segnalazione di Elisabetta, che ha un colore bellissimo, questa volta appunto ne ho presi uno solo perché gli altri mi sembravano un pochino repliche di colori che ho già, non che questi non lo siano, però volevo insomma qualche cosa di carino, qualche cosa di a tema per il periodo verso cui insomma stiamo andando. Credo di avervi mostrato tutto quanto, così adesso vado a ritirare queste poche cose del frigo e a preparare la merenda per noi. Fatemi sapere se voi siete stati da Lidl e che cosa avete acquistato, se avete acquistato qualcuna di queste cose. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con me, vi mando un mega bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti, ciao!